Dopo 4 mesi di trattative per evitare i licenziamenti, l'avvertenza ABB si è bloccata e rischia di saltare l'accordo. Con il potenziamento dell'area service, gli esuberi da 123 erano diventati 108. L'azienda ha inoltre presentato un piano di investimenti per la ristrutturazione dello stabilimento, ma sulla ricollocazione dei lavoratori, o meglio sul riconoscimento di un importo che compensi il disagio per i dipendenti di essere trasferiti in altri stabilimenti lombardi dell'azienda, i sindacati si sono spaccati e l'azienda non si è dichiarata disposta a firmare accordi separati, annunciando la volontà di aprire unilateralmente le procedure di licenziamento. Volontà rimandata solo di una settimana, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, dove ieri la trattativa si è arenata. Il punto critico dove l'azienda è rimovibile è quello dei trasporti, e quindi l'agevolare i lavoratori che si sposterebbero nelle ABB nella regione Lombardia nel disagio. E nell'accordo precedente del 2016 c'era un 200 euro per quanto riguarda il disagio, e sulla fascia chilometrica una tanto a partire da 10.000 euro. Noi abbiamo provato a chiedere all'azienda che questo sforzo fatto dall'azienda era ancora un po' basso. Questo è il motivo per cui, con sensibilità diverse, si è fermato la trattativa al Ministero. Vorrebbe dire il non fare accordo, lasciare le mani libere all'azienda di procedere con la procedura unilaterale. E vorrebbe dire che, aprendo una procedura, dopo 75 giorni l'azienda avrebbe le regole per licenziare i lavoratori. Faremo delle assemblee con i lavoratori per discutere di loro del punto della trattativa, del negoziato con l'azienda. Ci ha aiutato il Ministero chiedendo all'azienda ancora una settimana di tempo per non aprire la procedura. Speriamo che aiuti tutti noi a fare delle riflessioni e unitariamente trovare un accordo per i lavoratori di Vittone.